questo lavoro, tutto questo lavoro è stato vagliato e valutato dalla dottoressa Natalini, pubblico ministero, e compendiato in una richiesta cautelare. 28 luglio 2016, infatti correggeranno i carabinieri che sono giugno-luglio 2016, ecco, vale, poi insomma il dettaglio. Mi preme in questa sede evidenziare le professionalità dell'Arma dei Carabinieri, ma anche della dottoressa Natalini, ecco, e la celerità, così come dovrebbe essere. E, bene, allora, questa richiesta cautelare fa seguito nel settembre una diversa valutazione del GIP, no? Sapete che i GIP controllano il nostro lavoro e il GIP ha operato una valutazione diversa da quella del pubblico ministero e a fronte di questa differente valutazione il pubblico ministero ha proposto pervicacemente appello e il Tribunale del Riesame di Bologna ha, in data potrebbe essere 19 gennaio 2017, ritenuto gli elementi sussistenti e quindi ritenuto che si potesse procedere a misura cautelare. Ma come sapete, il nostro sistema, piaccia o non piaccia, ma è così, prevede 3 gradi di giudizio. E il 9 giugno 2017 la Cassazione ha posto il end, fine nella filiera del passaggio dei vari magistrati, quindi Pubblico Ministero, GIP, Tribunale del Riesame, Cassazione. E quindi è diventato esecutivo quel provvedimento del riesame che, in buona sostanza, accogliendo l'appello, ha ritenuto possibile dare esecuzione. Esecuzione che c'è stata questa mattina e ha portato al full, abbiamo fatto bingo, no? Nell'esecuzione, quindi abbiamo eseguito 6 carcere, 5 domiciliari, ci ho preso. E quindi direi che ho parlato anche troppo, sono molto contenta e do la parola agli ufficiali che sono alla mia destra e alla mia sinistra.